da My Love Italia, benvenuti nella nostra diretta consueta che abbiamo la domenica, il martedì e il giovedì con Marco Gherardini. My Love Italia parla di voi, parla di tutto quello che sono le vostre esperienze, dei vostri i vostri racconti. Ci sei? Eccoci, ciao, come stai? Ciao Marco, come stai? My Love Italia! Bene, bene, My Love Italia, come state? Tutto bene? Stanno tutti che bene, belli che tutti siete, bene. Luigi, già c'è un sacco di gente, Già, una ciao domenica, Andrea! una domenica sera importante, Andrea, una domenica sera importante perché alle 20:20 parlerai il primo ministro Conte, allora ne sentiremo delle belle, come si dice in gergo, Siamo in no? grande fremito, devo Beh, dire. insomma, è un sabato domenica molto particolare. Ieri 25 aprile, poche feste, il Presidente della Repubblica, questo rimarrà nella storia, che Già. sale i gradini dell'altare della patria da solo, con la mascherina, e li scende da solo. Questo rimarrà veramente la nostra storia, Vediamo che sì. quali saranno le novità di Conte, per cui siamo tutti in attesa di questo voto, ma intanto vogliamo procedere con ricordare a tutti i nostri consueti appuntamenti della domenica, del martedì e del giovedì, con in diretta con Gabriella Chiarappa e Marco Gherardini per parlare di voi, delle vostre testimonianze, dei vostri racconti, delle vostre emozioni, del vostro coraggio, della vostra forza che avete dimostrato in tutto questo periodo e soprattutto la forza di Brava, così. iniziare, Sì, la forza sì. di iniziare e di iniziare con una nuova energia, soprattutto questo. Assolutamente sì, My Love Italia, questo è molte altre cose, i vostri racconti, la vostra quarantena, che detto francamente potrebbe cambiare, perché insomma ormai ci siamo, questa potrebbe essere l'ultima settimana che inizia, perché poi qualcosa, almeno si spera e si dice, cambierà. Noi abbiamo già delle news e potremo raccontarvele, così ci confrontiamo, ci direte cosa ne pensate. Poi alle Esatto. 20:20 parlerà appunto Conte, come abbiamo anticipato, e ci dirà lui quello che sarà il nostro destino a partire dal 4 maggio, dove qualcosa dovrebbe assolutamente cambiare, dovrebbe rimettersi in moto la macchina delle Adesso industrie, delle aziende, dei negozi. Marco, parliamo di tutto quello che sono le nostre news per quanto riguarda quello che le notizie. Vai. Allora, intanto ti devo dare una news Bravo. bellissima, perché Ah, noi vai. italiani, quando ci impegniamo, sappiamo dare anche delle buone nuove, visto che abbiamo passato Delle dei buone mesi nuove, caro Marco. dove le notizie belle non è che fossero tante. Sappiate che martedì dovrebbe essere consegnato il ponte Morandi, cioè il ponte di Genova, che insomma è stata una tragedia, Applauso. ma una scommessa italiana vinta, perché era stato promesso che entro il mese di maggio, la fine d'aprile, maggio, sarebbe stato consegnato. Ebbene, pur con tutte le difficoltà del caso, di questi 2 mesi nefasti per le industrie, per le aziende, per poter lavorare, i lavori sono andati avanti con tutte le certificazioni e controlli del caso. Il ponte Morandi praticamente è finito. Ci sono dei dati spaventosi del cemento che è stato usato, ma insomma è veramente questo una bella notizia, che ci fa anche riflettere, che noi italiani non siamo abituati a far così presto, a fare le grandi opere. Invece questo è stato veramente un grande successo, un disegno di Renzo Piano. Insomma, c'è veramente che dire. Una volta tanto possiamo raccontare che anche noi, come cinesi, per esempio, siamo bravi a fare le cose grandi in poco tempo. Questo ci tenevo a dirlo, vorrei iniziare così. Questa credo che sia la notizia della A serata. Poi ne differenza, arrivano tante abbiamo altre. cercato anche noi italiani, diciamo anche questo, che abbiamo cercato di creare anche una certa, un certo equilibrio e senza distinzione, questo lo possiamo dire, a differenza di questi cari francesi che ci sono state Sì. delle grosse polemiche del sud del paese della Francia, dove praticamente il gestore di un lussuoso residence di Saint-Tropez avrebbe Saint-Tropez, a trovato Saint-Tropez, Saint-Tropez, esatto, Saint-Tropez oui.
trovato per i ricchissimi proprietari delle ville dove cercavano appunto ville dove cercavano questi tutti dei test, avevano dei test per il Covid-19. E insomma, Sì. questa non è una cosa proprio democratica, cioè No, questa sono ai cosa non è ricchi. bella, no? Queste distinzioni, il ricco sì, il povero no. Ragazzi, No, questo assolutamente possiamo no. dire che in Italia abbiamo cercato di essere abbastanza, di creare un equilibrio, o meglio, un certo tipo di giustizia. Io credo che su questo ci siamo comportati bene. Vai. Allora, volevo dirvi, appunto, che i francesi qui si fanno discutere perché in Francia manca la possibilità appunto di fare i test, invece in Hai questa zona capito? molto VIP, Esatto. appunto di Saint-Tropez, Saint-Tropez. in questa residenza molto lussuosa, gli ospiti molto riche, hanno la possibilità di fare questi test, e questo Andiamo, vai. sta scatenando il putiferio. Allora, che cosa succederà nella fase 2? Si ipotizzano tante cose, per esempio le passeggiate. Torniamo a fare le passeggiate all'aperto, cara mia. Anche tu Quindi, insomma, tornerai a fare le se... passeggiate. no, io certo, anche io tornerò a fare le passeggiate. Non soltanto si corre sul tapirulà, ma si può correre anche non soltanto nei 200 metri del quartiere o vicino a casa, ma anche nei parchi, oppure Mi pare di ci si può vederti. allontanare. No, certo, io sono, te l'ho detto, io a me questo Covid in questo periodo di 2 mesi. Sì, me l'ha detto, sono una gripe, Questa lo so. quarantena mi ha fatto perdere, sono sbagliato, questa è una realtà a cui tu non credi, ma è la verità. Andrea, tu No, ci credi che sei oh. dimagrito? Aspetta, voglio sentire Andrea cosa Sì. dice. Credo alle sue testimonianze. No, Comunque ecco, sia, noi vabbè. abbiamo cercato di dare un certo equilibrio. Vediamo quello che sono le novità, insomma, che Allora, le ci novità sono sono arrivate. veramente, veramente i bambini che possono tornare ad uscire in compagnia Esatto. dei genitori o dei nonni. E, insomma, l'importante è farlo con il rispetto delle regole che saranno i 2 metri di distanza. Certo, esatto. Parchi, se, riaprono parchi e giardini, anche Sì, se io ovviamente vado a non si Verona. può. Dove vai? Dove Allora, vai? senza che fai quella faccia ambigua, cioè che non, come dire, strana, io vado a correre a Verona, ok? No, rima a Verona, ho capito A bene? Verona, Vai io vado a con Verona. correre a Verona. Sì, certo, ovvio. Volevo dire che Ok, rimangono i aspetta. Allora, vincoli. intanto ho un fidanzato a Verona, per cui sottolineiamola questa A cosa. Verona non puoi andare se non hai l'autocertificazione, perché rimane l'autocertificazione per regione. È una delle Guarda cose che che il mio cambiano radicalmente. fidanzato si arrabbia, ok? Perché mio No, fidanzato non sta a casa di Marta non si. ed è un tipo anche abbastanza, capito? Non si deve arrabbiare, deve capire Bel che ragazzotto. il bel ragazzotto deve capire che rimangono le autocertificazioni tra regione e regione, ma spariscono le autocertificazioni nel non mare vivere, cioè questo foglio No, che va ci si bene, comunque portava sia. dietro Allora, in vediamo qualunque adesso. caso. No, questa è una cosa da ricordare, non c'è più bisogno di muoversi all'interno dei comuni e oltre i Esatto. nostri comuni con l'autocertificazione. Solo Questo se è ti già va un... fuori regione, ricordiamolo però, Bravo, ok? bravo. Solo Per se si va ora fuori regione. rimane, se si esce da regione. Dovrebbe essere così. Poi stasera ricordo ancora che alle 20:20 verrà certificato dal nostro primo ministro Giuseppe Conte. I Esatto. bambini che tornano appunto ad uscire, mi raccomando, anche lì i giardini aprono, ma non si può fare assembramenti di persone. Più di 3 persone è assembramento, quindi assolutamente rimane questa regola, per cui può darsi che si debba fare le file per entrare ai giardinetti. Fra l'altro, i giochi molto spesso po possono essere tenuti chiusi da parte delle amministrazioni comunali, perché è difficile gestire, mettere, voglio dire, un vigile o chi è deputato alla gestione di queste cose in ogni parco milanese, romano, napoletano, fiorentino e quant'altro. Allora, romano, allora penso che i giochi in questo momento. Può essere che si trovano chiusi, e allora si farà la passeggiata con il bambino, il nipote, il figlio, che comunque, visto 2 mesi che sta a casa, fare una bella passeggiata all'aria fresca, nel verde, non gli fa male. O al mare, All'aria o al fresca mare. è Se, meraviglioso, bellissimo. al Comunque, ti mare, vorrei ricordare che se sei c'è una vicino al persona, mare. ascolta, c'è una persona che mi dice che tu
sei dimagrito vicino alle cotolette, ma non so se sia vero o meno, ma questo è quello Sì, che dice Alberto. ho avuto la forza di non mangiarle, che questo non è poco, di non abbondare. Guarda che belli, guarda quanta gente che ci saluta. Volevo dirti Salutiamo questo, tutti comunque, veramente, davvero di se cuore. tu stai a Milano, ma Sì. se stavi a Rimini, ecco, avevi la possibilità di fare il bagno, perché chi sta nei Ma pressi del secondo te, mare adesso o del ascolta lago, Marco, con tutto il bene che ti posso volere a distanza da collega, ti dico, da collega. secondo Sì, te, io che ho sono capito. pugliese vado a farmi il bagno a Rimini? Ma che c'entra? Ma adesso ho detto, se No, ma eri a rispondi Taranto, alla mia dove tu, domanda. se eri a Taranto, a casa tua dove sei nata, potevi fare il bagno a mare. Siccome stai a Milano, non puoi andare a fare il bagno in Liguria, Rinuncio, perché rinuncio, rinuncio. vado a Verona, vado in Vai a collina. Verona, giusto. Certo, devi andare a trovare il tuo fidanzato che è tanto che non vedi e che giustamente dopo un po' Sì. anche la chiarappa deve riunire la famiglia. Ecco, questa è la Marta, logica. scusami, Sì, Marta, vuoi dire il nome sì. del mio fidanzato per Non cortesia? si può, ma non è inutile, ma adesso non è che vogliamo farci i fatti tuoi, era giusto per Ma capire. no, ti devo anche dire perché la prossima volta faccio mandare da Marta la foto. Come? La Come? foto, Ah, la foto, ok. La foto. Bene, poi volevo anche dirvi che fra poco ne parleremo. a quattro zampe, A quattro zampe. Ma come a quattro Aymar, zampe? Aymar, oh, non ti Aymar. permettere, Si certo, chiama Aymar. C'è il tuo Aymar, fidanzato quattro zampe Aymar. Che sì, cane che cane è? Che è? cane Allora, è? È intanto un non è un cane, gatto. ma come ti permetti un cane? Ma cosa dici? È un gatto. No, è un cane. Che cos'è? Che È un cane cos'è? Vabbè, fantastico. quattro zampe. È Vabbè, una pecora. sei innamorato, scusa di me, è chiaro, cioè, No, ma molto più. ci mancherebbe. E che cane è? Si può sapere o è un top secret È di uno, no, è quelli un famosi? cane molto mansueto, un pitbull. Veramente. Sì, Tu hai il pitbull. Ho capito. Vabbè, è un hai paura pitbull, che il mio ti fa fidanzato è un anche da pitbull. autodifesa. Bene, Bravo, te lo tieni per difesa. esatto, no, mi Benissimo, lo tieni fanno per difesa. da autodifesa, per cui Autodifesa. allontana Vabbè. gli S. Gli S, Gli S. ok, allontana gli S, non è male questa. Allora, volevo dire che Saint-Tropez ne abbiamo parlato. Che cosa c'è ancora? Si può tornare a fare jogging in giro per i parchi senza problemi? Si può Esatto, correre fuori, usciamo dal sì. tapirulan e si può fare. Questo non è male. Le mascherine comunque sono fondamentali. Ora, quando ci si allena, no, questo va detto, Parliamo ma quando, assolutamente, sì. no, quando si allenano, però vorrei dire adesso, ci salutano anche dalla Sicilia, vedi che ci stanno seguendo da tutte le parti d'Italia. Che bello, che bello, che Parliamo anche bello. della, noi abbiamo parlato, le volte scorse abbiamo parlato del grande potere della musica, di quanto sia importante, quanto ci ha fatto compagnia e soprattutto quanto è stato di grande sostegno la musica che si è unita anche attraverso i nuovi strumenti che ci sono a Sì. disposizione oggi rispetto a tempo fa, dove praticamente Tra si sono potute l'altro. fare delle cose, delle performance pazzesche, anche attraverso varie distanze. E tu per questa occasione hai intervistato anche una persona molto Un grande importante della della musica, lasciamelo musica, dire, perché Alessandro Bentivoglio. Bentivoglio, Alessandro che saluto perché dovrebbe Ciao esserci, ci Alessandro! dovrebbe seguire o lui o qualcuno per lui, che insomma è un personaggio. Alessandro è uno di quelli che crea talenti, Sì, il vocal coach, colui per i che più riesce grandi, per la Pausini, per Marco sì, no, beh, insomma, Mengoni, insomma, per tantissimi. adesso mi sembra anche giusto. Fare una presentazione perché poi l'intervista integrale con Ciao Ale, Alessandro Bentivoglio. ci sta seguendo, ciao. Eccolo qua, Alessandro Bentivoglio, direttore generale del Branco Publishing Rosso al Tramonto. Pensate, cura i progetti di Marco Mengoni, Laura Pausini, Francesco Renga, Benge Fede, Giorgia, Tiziano Ferro, Emma, Alessandra Amoroso, Edi Modà e tanti altri. Ma poi vocal coach di Enrico Ruggeri, Jeremy Stewart, Alexia, Max Gazzè, Silvia Mezzanotte con cui collabora tuttora per tanti altri progetti, Loredana Bertè e Renato Zero. Insomma, è Esatto. colui che ha scoperto Ultimo, di cui noi parlavamo la settimana scorsa, abbiamo Assolutamente sì, parlato con tra l'altro Alessandro. veramente grazie Ale, anche noi ti vogliamo bene, è Che veramente Ultimo bello, sì. è veramente un fuoriclasse, Un devo talento. dire, pazzesco, Gliel'ho veramente detto, pazzesco. Ultimo un talento, devo dire, nella nuova generazione di cantanti italiani, Esatto. secondo me
veramente un talento. Allora, con Alessandro abbiamo fatto un sacco di chiacchiere, stavi parlando della musica. Fra l'altro, voglio parlare un attimo, subito dopo, a seguire dell'intervista di Alessandro, di quello che per come la presentiamo, della radio, perché la radio è stata riscoperta da tutti coloro che sono qui a casa. Cioè, sai bene chi ho intervistato oggi, ve lo diciamo un'altra volta, chi ho intervistato lo diciamo, oggi, benissimo, una persona molto importante della radio. Del mondo radiofonico italiano. Allora, sì. Con Alessandro abbiamo parlato di musica, lui è produttore discografico, ha un ambiente appunto Rosso al Tramonto, Branco Publishing, con uno studio di incisione importantissimo a Milano, dove nascono progetti con Laura Posini, Marco Mengoni e quant'altro, quelli che ho detto prima, Alessandro Amoroso, Emma, insomma Tiziano Ferro, che vanno dove vanno a registrare. Ma con Alessandro abbiamo parlato di quello che è il mondo della musica, che è fermo in questo momento, cioè si sente, certo, la musica ci serve. Insomma, però tu pensa, non se ne parla, devo dire, però quanto è importante in questo momento e quale danno, perché oggi la musica è molto live e il live è fermo e non si vede neanche. Lui mi accennava a uno step il 31 luglio, ma giusto per parlarne, perché è difficile che per quest'estate tutto ciò che è concerti, stadi, spiagge, il live è veramente impossibile da fare, perché appunto il problema della pandemia ha reso impossibile tutto questo. È ovvio che nella musica oggi, per come è cambiata negli ultimi anni, si vive molto di live, gli artisti, esatto, vivono molto con il live e questo è un grosso problema. Poi con Alessandro abbiamo parlato di quello che è la produzione discografica nuova, lui si occupa per esempio dei nuovi talenti da mandare a Sanremo. Questo comunque vorrei ricordare a chi ci ascolta, sì, che lo vedrete nelle, sì, puntate che a noi ci saranno sul canale di My Love Italia, per cui andate su YouTube e rivedete praticamente l'intervista fatta a Alessandro Bentivoglio. Brava. L'ultima cosa che volevo dire è questa. Quando si pensa, si dice mia nipote, mia figlia, la figlia del mio amico ha veramente una bella voce, che cosa si può fare? Ecco, Alessandro è uno di quei pochi che in un attimo, anche in maniera un po' dura, devo dire, perché è un personaggio che non è che te lo manda a dire, ma è anche un personaggio molto schietto, ma molto vero, riesce a capire quale forza ha il tuo stato emozionale della voce, lo strumento, certo, che hai, e quindi sa come investire su di te, sulla voce. E ecco, è uno dei pochi personaggi credibili, pochi, non perché siano pochi, ma perché è uno che tira fuori talenti. Ultimo per esempio, ma tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Quindi una bella intervista che merita di essere vista. Perfetto. Su My Love Italia YouTube, ovviamente sarà inserita nel contesto di questa puntata. Iscrivetevi, mettete un bel pollice su, assolutamente. Eccolo qua, eccoci. Ciao Alessandro, Alessandro Bentivoglio, hai visto che piano piano ce l'ho fatta a catturarti ovunque tu sia? Ecco, dove sono Marco? Sono a casa e sono praticamente in questa reiterata quarantena, un pochino come tutti. Intanto colgo l'occasione per salutare te e qua anche avranno la bontà di ascoltarti. Allora, My Love Italia. My Love Italia è il nome del programma che stiamo facendo insieme a Gabriella Chiarappa con questa produzione che cerca di raccontare quella che è un po' la quarantena di ognuno di noi. E insomma, poi io e Gabriella andiamo a sondare nelle nostre amicizie e ci facciamo raccontare la quarantena anche da chi come te la vive da casa e da chi come te fa il professionista a un certo livello che a me piace molto, un certo livello che a me interessa molto. Allora, siccome tu sei stato molto carino, io lo voglio dire, mi hai mandato una piccola presentazione, io già ero andato a studiarmi, a ripassarmi chi sei, ma è giusto ricordarlo. Allora, direttore generale del il Branco Publishing e poi Rosso al Tramonto, che è una per la Sony Music, quindi cura progetti musicali di Marco Mengoni, Laura Pausini, Laura Pausini, Francesco Renga, Benji e Fede, Giorgia, Tiziano Ferro, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Imodà, e poi autore di X Factor, il primo credo, vero? Il primo o il secondo X Factor? Le prime due edizioni. Le prime due edizioni. Poi
insomma, vocal coach di Enrico Ruggeri, di Amy Stewart, voce straordinaria, non è che gli altri non ce l'hanno, però Amy Stewart, lasciatemi dire, sarà un gusto personale. Poi Alexia, Max Gazzè, Silvia Mezzanotte, Loredana Bertè e Renato Zero. Questo lo dico con grande affetto. Fra l'altro, una volta nel suo studio a Viareggio, Alessandro mi ha raccontato qualche aneddoto, che poi chi vive a contatto con questi big hanno sempre degli aneddoti da raccontare, aneddoti, devo dire, molto molto belli, di personaggi molto molto belli, ma anche a volte un po' difficili, no, Ale? Da gestire, no? Assolutamente, un po' complicati, un po' controversi, hanno un miliardo di sfaccettature. Poi sta a te, chiaramente, no? Reinventarti ogni giorno, deframmentarti ed assomigliare chiaramente a loro in ragione di quelle che sono le loro misoginità, insomma. Dai, mettiamola così. Senti, Ale, per chiudere direi che i tuoi lavori discografici, questo è un dato, ma è un dato che ti rappresenta e ti spetta di diritto, hanno prodotto 56 dischi di platino, 25 d'oro e 18 d'argento. Dirti complimenti è quasi imbarazzante. Io voglio, se sì, mi perdoni, intanto estenderli a tutto il team e quindi a tutti quanti, ecco, hanno modo chiaramente di essere aderenti alle nostre società, che tu hai ricordato, appunto, che sono il Branco, l'App Music Studio e la Rossa al Tramonto, in questo senso. E quindi chiaramente nessuno da solo, Marco, no, riuscirebbe a determinare chiaramente un successo. Alla fine. Conoscendoti mi viene da dire che tu ci metti molto del tuo. Adesso la cosa che volevo dirti è questa. Se uno vuol far successo nel mondo della musica, non esagero, so che tu non ami molto che io dica questo, però non esagero se dico che se passa da te, tu in 30 secondi gli dici se può avere delle speranze o meno, insomma, per dirla in breve. Magari questo magari può diventare possibile, ecco, a condizione che il materiale sia veramente oggi originale, che non sia omologo, ok? Che le doti interpretative, il processo chiaramente di crescita oggi sia chiaramente in uno standard un po' più già riconosciuto chiaramente largamente da un pubblico, che chiaramente oggi anche quello social è cambiato il tempo da quando eravamo piccoli, Marco, quindi cambia il tempo e cambiano chiaramente anche le dinamiche. Però sì, per onestà magari, dai, andrei a raccontare chiaramente quella che poi è la verità. Però sì, ecco, magari no, per onestà tu lavoro, sei, questo sei molto sei molto onesto. A volte si dice sei molto cattivo, ma non è una questione di cattiveria, è una questione che tutti possono cantare, ma non tutti possono essere, possono diventare cantanti sotto l'aspetto del business musica, perché lì ci vogliono, è giusto che sia così, dei numeri diversi. Oggi però, e poi arriviamo al Covid, però con te non posso non cogliere l'occasione, oggi però strutture come la tua, mi viene da dire, ma se vogliamo anche proprio da X Factor, The Voice, se vogliamo anche Amici della De Filippi, danno più possibilità rispetto a quando noi eravamo un po' più giovani e avevamo delle strade molto più obbligate e molto più ristrette, cioè l'imbuto era ben più chiaro, no? C'erano molte meno possibilità e quindi arrivare era molto più difficile. Oggi la visibilità, modi per avere visibilità e soprattutto per provarci, sono sicuramente di più. Sono di più, Marco, però il tempo ha determinato, è vero, il discorso dell'imbuto, è che però poi nell'imbuto ci sono ricadute almeno oggi qualcosa come 5 milioni di ragazzi, quindi si è ristretta clamorosamente la forbice. È vero che ci sono più possibilità per mettersi in evidenza, in mostra, ci mancherebbe altro, e per esaltare quello che è il loro percorso. Però proprio per lo stesso motivo è diminuita anche l'opportunità di farcela. E comunque, anche come ha detto, ai lavori, e questo vale un po' per tutti, non è che c'è una ricetta magica, una pozione che una persona assume o prende, la quale poi va a destinarti, no, a un successo chiaramente clamoroso. Poi è vero anche che quando arriva il profilo giusto, poi non è difficile poi comunque identificarlo. E magari lì si prende una strada che oggettivamente può sembrare magari un po' più semplice comunque da praticare, però ripeto, non c'è nessuna ricetta, c'è soltanto un grandissimo lavoro, ripeto, da parte di tutte le componenti,
che sono quelle di produzione, di distribuzione, di promozione, eccetera. E poi si arriva per tentativi, è normale. Certo. Mi viene da dire che sono già 3, 4, 5 minuti che parliamo, non abbiamo ancora parlato del coronavirus. Ma questo era normale per me, perché quando parlo di musica, a me piace, è un po' il mio mondo, parlare con te sarebbero milioni le domande. Una di quelle classiche è il sogno nel cassetto oggi di un ragazzo giovane, in un momento in cui la musica è molto varia, no? Si va dal pop più classico, ma soprattutto ai trapper, a tutto quello che oggi genere, uno dei generi che funziona di più. E poi anche sistemi meccanici, no? Elettronici, di condizionamento, di cambiamento della voce, di intonazione della voce, forzatamente, praticamente tutti possono cantare intonati oggi in studio, poi live è un'altra cosa. C'è la possibilità per tanti di cantare, ma tu quando si presenta un ragazzo davanti nuovo, cos'è che ti colpisce subito? Il colore, l'intonazione della voce, lo strumento come viene usato, per natura o perché ci ha lavorato, che cos'è che d'acchito, ecco un termine molto toscano, ti colpisce, se c'è una cosa? Ma forse l'addizione, Marco, di tutti i fattori che tu hai indicato, soprattutto il controllo emozionale, perché il controllo emozionale è l'essere comunque disinibiti, e quindi affrontare il proprio percorso emozionale al pubblico significa aver già fatto chiaramente un lavoro su quelle che sono le specificità chiaramente del canto, quindi mi riferisco all'intonazione, al mantenimento del tempo, ad un'adeguata chiaramente respirazione, quindi l'addizione di tutte le componenti tecniche in questo senso, unitamente a quelle emozionali, determinano, almeno da parte mia, una comprensione che è molto più semplice, quindi un adattamento anche di compatibilità chiaramente con l'artista, e da lì chiaramente anche, no, l'ascrizione al, che ne so, ai nostri corsi, o comunque a un qualcosa che può considerarsi l'inizio chiaramente di uno startup, visto sotto l'aspetto un po' più produttivo. Senti Alessandro, prima di passare a quella che è la tua esperienza e quello che è il tuo pensiero sul momento delicato, mi viene da dire, per essere positivi e perché voglio restare positivo in questo momento difficile del coronavirus, ma se me lo puoi dire, c'è un personaggio che ti ricordi su cui lavorare è stato semplice? Ce ne saranno stati tanti, mi piacerebbe saperne uno, ma questo fa parte un po' di quegli aneddoti che magari non racconti sempre, anzi non racconti mai, e magari regaliamo con tutti i nomi che ho detto, insomma, hai avuto l'opportunità di lavorare con le voci più belle sicuramente in questo momento del panorama musicale italiano. E invece la voce su cui hai dovuto lavorare non tanto perché non funzionava, ma perché lavorandoci hai pensato questo può arrivare lì. Se ti viene in mente, con tutte le voci che senti, due personaggi agli estremi. Agli estremi, allora, uno è Niccolò Morricone, ultimo. Ah, ultimo. Intanto ti faccio complimenti, perché oggi dicevo a mia figlia che io, questo era un nome che mi mancava nel tuo score quando ci siamo visti a Viareggio, e proprio ieri dicevo a mia figlia che c'è una canzone di Ultimo che mi piace da morire, che ho visto un video su YouTube, che ora mi addormento così la notte alle 4:30 del mattino, metto spegnimento automatico. Sì, bravo, la sveglia dello spegnimento automatico al televisore, mi addormento con YouTube. E c'è un pezzo di Ultimo che è fantastico, veramente di testo, di colori della voce, di estensione vocale. C'è un pezzo che questo ragazzo è veramente bravo. Mi viene a dire che in tutto questo, lasciamelo dire, marasma di trapper e di pop, lui secondo me è un pezzo avanti, un po' un cantante, mi viene a dire, all'antica degli anni 80, primi 90 italiani, quando la musica pop italiana era veramente a un certo livello, non perché ora non lo sia, ma diciamo io mi ricordo di più quel periodo. E lui è molto bravo, ecco, visto che è una tua creatura.
Tanto non è soltanto la mia, è un piacere di poter condividere con Michelangelo Tagliente, con Rossana Casale, con Grazia Di Michele, era un team di persone, perché una delle mie ultime esperienze didattiche e professionali, visto in un contesto un po' più privilegiato, era appunto alla Melody Music School di Roma, questa scuola a sede a San Giovanni, una scuola un po' storica, dove tra i tanti appunto spiccava questo ragazzo, il quale però già da subito, sotto forma di metodo di scrittura, eccetera, si ricavavano già le immagini testuali, le visioni che chiaramente erano già tipiche comunque di un talento straordinario, se consideri che a 17 anni lui già componeva e aveva già un indice, ripeto, di scrittura che era veramente importante. Quindi è stato comunque facile, da detto ai lavori avevamo già tutti quanti un pochino preconfigurato chiaramente questo aspetto. C'è un piccolo aneddoto anche lì, forse se non sbaglio era Manfredonia, dove io ero in giuria insieme ad Antonio Vandoni, che è il direttore artistico dell'Italia, che saluto per caso sia all'ascolto. E c'era anche Marco Masini quel giorno, e già lui spiccava per queste doti, e convenimmo tutti quanti a cena, insomma, no? Di andare a paventare quello che poi, ecco, inevitabilmente comunque sarebbe accaduto. Lui rientra proprio nel novero di quelle eccezioni, che però, ecco, ripeto, hanno quelle caratteristiche che poi in maniera inevitabile, ineluttabile, irrinunciabile, poi, no? Vengono fuori. Sono deputati chiaramente al successo. E invece, invece una voce complicata, mi viene da dire, non difficile, insomma, su cui hai lavorato... Ma forse Daniela Miglietta. Erano i primi anni, eravamo sotto Sanremo, se non sbaglio, un po' anche con Loredana Errore. Ci sono delle persone che magari no, devono proprio per impostazione vocale, in certo. Ragione di quello che è il brano che magari viene proposto chiaramente dalla produzione, perché poi lavoro, come spiegavi tu, a studio, differisce chiaramente dall'esibizione live, no? Perché chiaramente il contesto di studio già qualche anno fa comunque permetteva una modificazione sul piano strutturale che poi coincideva chiaramente con una, diciamo, con la perfezione o quasi con l'assolutismo, quindi era far coincidere chiaramente il lavoro a studio con quello live, e quindi in alcuni casi anche con alcuni artisti è stato, diciamo, un pochino più complicato, però poi comunque il successo è stato, cioè il successo, le performance camminavano sempre di pari passo rispetto a quelli che erano le aspettative che ci eravamo posti nella serie di produzione. Senti, vabbè, questo te lo chiedo dopo, però me lo devo scrivere perché te lo devo chiedere, se mi vuoi rispondere, ma poi tu lo sai che puoi sempre fare come ti pare. Come My Love Italia racconta del il pretesto è nato per, c'era il momento in cui si cantava l'inno, ci si abbracciava al tricolore, insomma si era tornati ad essere un po' patriottici, perché è stato un momento molto difficile. Ora si vede un po' di luce in fondo al tunnel, non è certo risolto tutto, ma insomma qualcosina meglio va. C'è questo 4 maggio, uno step importante. Quando hai capito che questa storia era una storia seria, e soprattutto come hai impegnato il tuo tempo, anche tu relegato a casa, tra l'altro lo possiamo dire, tu che vivi a Milano, fra Milano e Roma, nelle tue scorribande musicali per la tua professione, ma in realtà, io lo posso dire, hai costruito un laboratorio, un art school on the voice, cioè una scuola di voci, chiamala come vuoi, fantastica, Viareggio, che io ho visto veramente molto bella, di cui ti occupi perché tu vivi con la tua famiglia lì a Viareggio. Allora sì, Marco, in senso cronologico, per rispondere, no, un po' al purpurì che tu mi hai proposto. Per noi a Milano, dopo il Festival di Sanremo, perché eravamo su a Milano, le voci da Codogna rimbalzavano chiaramente di prima mano. Lo possiamo quindi, dire che le voci di Sanremo sono passate dalle tue, dai tuoi padiglioni auricolari, le voci nuove di Sanremo, diciamo questo in ottobre, settembre, agosto. Sì, perché eravamo già al lavoro, non ho capito la domanda, no, Marco, no. Perché per un attimo... sì, no, dico, lo possiamo dire, perché ci sono delle cose che si possono dire, altre no. Io lo sapevo che tu lavoravi a Sanremo con tanti ragazzi, perché eri uno di quelli che ascoltava la prima selezione dei ragazzi, no? Sì, sì, quindi nella prima fase, sì, attraverso il percorso dell'Accademia del Festival di Sanremo. E poi, vabbè,
cioè, il resto lo sai, per ciò che attiene al Covid-19, e quindi niente, ci siamo messi un pochino in fuga, anche perché poi noi stando veramente nel bacino chiaramente di Milano eravamo chiaramente vicini al centro epidemico, e quindi siamo convenuti, ripeto, attraverso dei diktat che ci sono stati indicati, insomma, di lasciare chiaramente la sede di lavoro. E niente, Marco, e poi un pochino come tutti, quindi il tempo l'ho passato chiaramente in casa, ho la fortuna di avere tre marmocchietti piccolini che tu conosci, l'ultimo genita 4 mesi adesso, e quindi è stato in questo senso un pochino più facile, quindi da parte mia c'è un atteggiamento ipercinetico, che questa, appunto, questo adattamento nuovo alla reiterazione di tre bambini così piccoli che hanno un bisogno assoluto chiaramente di te sotto questo aspetto, ha fatto sì, insomma, che andasse un pochino a lenire, no, quella che è la drammaticità chiaramente del momento per questo aspetto. Per ciò che attiene invece alla sede di Viareggio, abbiamo continuato un pochino, però poi è normale quando è arrivata l'opera censoria, certo, dello Stato attraverso il governo, e ripeto, come tutti, ahimè, ecco, siamo ancora qui a raccontarcelo, Marco, e quindi che dire, speriamo, ecco, che quanto possa, che la data appunto del 4 maggio, no, ci consentirà un allargamento delle maglie tali, no, da poter piano piano, no, riguadagnarci quanto abbiamo momentaneamente messo nel cassetto. Uno dei temi che amo trattare, parlando di Covid senza essere troppo negativi, perché a questo ci pensano giustamente i virologhi, i professionisti, i professori e quant'altro, i conduttori anche di un certo tipo che si occupano di questo, e bene, meno male ci sono, ma se ne occupano loro. A me piace più parlare del lato, fra virgolette, cercare un lato positivo sempre. E se io ti dico che questa epidemia ha creato di dover stare obbligatoriamente a casa, e abbiamo scoperto tutti e ci siamo attrezzati tutti, anche chi non voleva lo ha fatto, non dico lo ha dovuto fare, ma lo ha fatto, i social sono diventati un mezzo molto, ma molto, ma molto importante, non fosse altro anche per stare uniti con le proprie famiglie lontane, addirittura chi è rimasto a Milano, la famiglia a Roma o a Firenze, insomma, lontani, e quindi questo è servito. E poi c'è l'elemento, l'effetto tempo. Avere tempo ci ha dato a tutti un modo di riflettere. Il riflettere ha fatto sì di vivere anche dei momenti diversi rispetto alla frenesia di tutti i giorni. Io sono stato a trovarti a Viareggio, ma sono stato anche a Milano e ho visto la tua vita in una giornata tipo come si svolge, no? Nella frenesia di appuntamenti, visionare ed ascoltare tanti ragazzi, preoccuparsi di tante situazioni, di produzioni musicali, di stare sempre con la testa a partito, come si dice lì, sul pezzo. E a casa si è riscoperto a un certo punto il tempo e la cognizione del tempo, sapere di avere tempo per noi, per riflettere, per vivere anche un po' più slow, come si suol dire. Tutto questo che effetto ha fatto su Alessandro Bentivoglio? È difficile rispondere, Marco, te l'ho detto già prima. Da una parte, la salvezza è stata, ripeto, liberarsi di questo peso che responsabilmente, come genitore, oltre che come professionista, chiaramente avevo, nell'occuparmi di cose che comunque no, potessero tradire chiaramente da una parte questa attesa, e dall'altra comunque a livello gestionale, come dicevi tu, attraverso i social e dei sistemi applicativi, chiaramente non avevamo ancora anticipatamente considerato di poter comunque rendermi ancora parte di alcuni aspetti progettuali, perché poi, ora indipendentemente dalla data presunta o papabile chiaramente del 4 maggio, dovevamo comunque, no, tenerci pronti per dei nuovi startup, riconsiderandoli attraverso un nuovo modo chiaramente che sarà di porsi, Marco, perché questa cosa chiaramente lascerà delle tracce evidenti, no? Nella nostra memoria, e su un tempo chiaramente che non potrà ingiallire nella nostra memoria stessa. E quindi, da lungimirante, quale un po' mi reputo, no? Era scrivere, ripeto, con i miei soci, ripeto, un percorso tutto quanto nuovo sulla base di quello che sarà il nuovo domani, insomma, per noi.
quindi occupando il tempo sotto questo aspetto anche. Ecco, hai detto una cosa molto bella. Non dovrà ingiallire nei nostri ricordi questo momento. E dopo il 4 o quando comunque torneremo un minimo a vivere un po' della nostra vita com'era, cosa resterà di questa esperienza? Ne usciremo condizionati un po' o il tempo lede e torneremo esattamente quelli alla vita di prima senza tanto, senza grandi ricordi, senza grande rammarico, secondo te? No, secondo me per la maggior parte, ripeto, non è una profezia, è soltanto una domanda che tu mi rivolgi, la mia umile risposta. Secondo me il tempo poi le cancella alcune cose. E per come siamo fatti, probabilmente quando torneremo chiaramente sull'argomento, forse lo faremo, ripeto, con un senso di sana retorica, perché poi è veramente surreale quanto è accaduto. Io mi confrontavo con gente al supermercato, al telefono, con parenti che, come tu giustamente sottolineavi, ho l'opportunità chiaramente, no, di rivedere attraverso queste finestre social che si aprono, e penso a mio figlio, a mia sorella che è a Roma, eccetera, e attraverso loro anche gente più grande, i quali nella loro memoria storica, parliamo di gente che ha 70-80 anni, non è riuscita, no, a poter raccontare a noi chiaramente questa cosa. Quindi siamo nel bel mezzo di una giurisprudenza che in questo senso non ha tempo, e che nel tempo, ripeto, vedremo come si andrà a riflettere. Ripeto, su di me, sul mio senso civico, sul mio essere così morale e deontologicamente dentro chiaramente questo tipo di situazioni, Marco, come ho detto già prima, è un ricordo che tornerà a farci compagnia, quindi non cercherò di ritradire tutte quelle che sono le condizioni che sono venute a trovarmi in questo momento, e parlo per le complicazioni mentali, per la comprimissione a quelle che erano, che ne so, dalle nostre cose. Ripeto, poi ho una famiglia piuttosto numerosa, quindi la paura del domani, l'incertezza, chi come noi fa un certo tipo di lavoro su piani stanziali, è difficile poi, no, poter ricominciare o ricreare chiaramente quel climax che eri chiaramente abituato a poter sostenere. Attraverso tutto questo, insomma, questa grandissima incertezza, chiamala questa bolla un po' prossemica, Marco, una volta rotta io non so quello che ci lascerà. In me lascerà comunque un triste ricordo, assolutamente. E cercherò, ecco, sulla scorta di quanto accaduto, no, di averne memoria e di, se è possibile, insomma, no, di essere ancora una persona magari migliore. Non lo so, Marco, è veramente difficile risponderti, perché tocca veramente la mia sensibilità. Senti, Ale, tu vivi nel business della musica, no? Nella macchina a tutto tondo della musica, sei uno che costruisce successi e insieme al tuo team scopri personaggi che oggi sono perfetti sconosciuti e un domani potrebbero diventare numeri uno. Ne abbiamo detti anche di giovani, molto giovani. Ultimo è l'ultimo, secondo me, dei fuori classe, ma ce ne sono altri. Ma prima abbiamo parlato di Mengoni, potremmo dirne tanti. Straordinario, Marco. Straordinario, Marco. Lo ricordo nella seconda edizione di X Factor, già anche lì, come nel caso di Ultimo, come ti raccontavo, c'era già la stoffa del campione. No? Lì c'è la voce anche. Scusami se ti interrompo. Lì penso che ti abbia, la prima volta che l'hai sentito, la voce di Mengoni è unica. Cioè, nel panorama musicale attuale italiano, poi non credo che ci, ma al di là delle estensioni, proprio il modo, no, emozionale anche di affrontare un testo musicale che lui ha, qualunque testo lo può rendere suo, come soltanto lui può fare, per la voce che ha, mi viene da dire, no? No, totalmente d'accordo, Marco, lui è un fuoriclasse, ripeto, non parlo né per affezione né per aver incrociato la sua vita in tre momenti almeno, perché comunque c'erano i suoi produttori, che erano i fratelli Calabrese, che già conoscevo prima chiaramente di X Factor, se non fosse, no, che chiaramente, anche se lui è di Viterbo, però sei su Roma, per quanto possa terminata può sembrarti, no, poi gli addetti ai lavori si conoscono un pochino, c'è un po' tutto. Quando c'è il nome giusto, insomma, c'è qualcuno che già gli era addosso, eccetera, e lui a confermare tutte quelle che erano le attese che su di lui, insomma, c'erano, ripeto, fuori classe assoluto. Come vedi, da uomo che vive nel business della musica, quindi comunque, insomma, Milano, Roma,
la ripartenza, cioè di qui a ottobre, non voglio dire maggio, perché insomma avremo maggio, giugno, poi c'è l'estate di mezzo, l'estate è sempre una stagione, è vero che siamo da 3 mesi fermi, ma è sempre una stagione un po' particolare. Ma ottobre, novembre, dicembre, come la vedi questa ripartenza italiana, mi viene da dire, proprio da chi comunque vive il business in un settore particolare, ma sempre di business si tratta, che anche tu hai bisogno di produrre musica perché poi venga in qualche modo venduta con i nuovi sistemi di vendita, ma venga il pubblico ne deve usufruire, la deve comprare per poter far vivere e far stare in piedi tutto il meccanismo a cui Alessandro Bentivoglio di cui ne fai parte, no? Assolutamente. Allora, l'estate, come sai, la primavera diventa il preludio, perché poi l'estate, no? Il booking, il management, tutto sommato l'aspetto live, ok, al quale sono confinate delle società importanti che sono nostre, non partner, ma sono quelli interlocutori, no? Che poi vestono chiaramente i tour, che poi diventano la determinazione, no? Pratica anche degli emolumenti di un artista, ed è tutto chiaramente poi un mondo, no? Che si gira intorno. È chiaro che la stasi alla quale siamo nostro malgrado costretti, Marco, ad oggi non è dato chiaramente pronunciarsi in ragione di quanto è accaduto. La Partners and Friends, che è la società leader che si occupa appunto di management e di booking, ha sospeso doverosamente, vabbè, chiaro, tutte quante le date per un refresh chiaramente delle stesse. Non c'è nessun approvvigionamento che non passi entro il prossimo 31 luglio. E quindi anche lì c'è uno stop chiaramente totale. In questo momento noi ci saremmo già preoccupati delle produzioni per Sanremo Giovani, quindi presentare chiaramente i candidati, no? Su presentazione diretta e su mandato diretto appunto per il prossimo Festival di Sanremo. Siamo quasi a maggio, perché oggi ricordo, se non sbaglio, siamo quasi a fine aprile, certo. Tra poco sarà maggio. E quindi anche lì, Marco, siamo fermi, eccetera. Non sappiamo se il Festival Sanremo quindi verrà posposto, e voglio dire, quindi è tutto assolutamente irregimentato, ripeto, e condizionato da questa cosa. Le date che noi abbiamo in testa erano, ripeto, probabilmente quella del 27 di aprile, sicuramente quella del 4 maggio, e poi da lì capiremo come. Ti spiegavo prima, no? Ti ricordi l'allargamento delle maglie, cercando di infilarci in qualche situazione e capire progressivamente come poterne avere ragione. Sennò diventa complicato anche a livello aziendale, fondamentalmente, perché abbiamo tanti operatori a casa, e questo, ripeto, nelle vesti di produzione, che è l'aspetto che poi in questo caso tocca più a me, ma poi, ripeto, per la distribuzione anche tutte le piattaforme digitali hanno da poco ricominciato a distribuire, appunto, no? Per avere ragione, come spiegavi tu, Marco, no? Del lavoro precedentemente fatto, certo. Ma se poi manca la promozione, cioè, quindi significa il metterci la faccia, la radio, non tutti possono essere confinati a un social media, Marco, no? Non tutti magari hanno una piattaforma come Facebook, cioè, così in questo senso viene tagliata fuori una generazione, no? Che è l'ultima in questo senso, è quella dei nostri papà, e che comunque, no, non possono avere chiaramente ragione di questo. Tu sai quanto è importante poi l'aspetto ludico e ricreativo? Anche, no, quando tu fai somministrazione di musica devi comunque inevitabilmente rivolgerti, almeno sotto l'aspetto generazionale, a più generazioni possibili, proprio per avere la differenza sullo scarto. Però se questo non è possibile, Marco, ripeto, speriamo che progressivamente anche noi potremmo, no, riguadagnarci quanto inevitabilmente e inesorabilmente per ora abbiamo perso. Senti, una cosa che non dice nessuno. Devo dirtela io. Sì, prova a farmela raccontare tu da te, perché tu hai i contatti delle persone con cui lavori, che al di là degli addetti ai lavori sono anche gli artisti veri, cioè quelli che mettono la voce, che in questo momento anche loro sono a casa, e sono a casa fermi in una prospettiva che, come hai detto tu, si parla del 31 luglio, ma se le aggregazioni, discoteche, concerti e quant'altro, in questo momento la vedo difficile, manco se ne parla, perché ovviamente è un po' complicato, insomma, star lì. E quindi all'artista, che oggi è inutile dirlo e negarselo, quando il mercato musicale è diventato, i dischi sono la vendita dei dischi e dei CD è franata, perché è tutto in file, si considerava molto il lavoro fatto negli stadi, nei palazzetti, nei concerti. Oggi che è tutto fermo,
Qual è, se hai avuto modo di sentire qualcuno di coloro con cui tu collabori, qual è l'umore? Cioè, a parte il fatto che mancherà veramente il contatto di questi tempi, non si può dire, ma insomma, con i tuoi fan, con la tua gente, no? Però poi l'espressione, no? L'espressione, perché il concerto per un artista è anche un modo per esprimere l'anima che canta, che vuoi trasmettere delle cose alla gente che ti viene a vedere, non è soltanto puro lavoro, il mero lavoro come altri. L'artista è artista proprio per questo, si differenzia per questo. Qual è la sensazione che hai? Allora, senza prenderci in giro, Marco, intanto anche business. Certo. Perché come ti dicevo prima, al di là degli aspetti produttivi e distributivi, poi è live che chiaramente, no, determina e consacra proprio anche il proprio di diritto, ok? Vuoi per le royalty, vuoi per gli monumenti, un po' per tutto, e quindi è là chiaramente la situazione, fuori dal percorso emozionale. E sono d'accordo, e te lo dico perché mi sono confrontato con tantissimi chiaramente operatori, anche con istruttori vocali, quindi con insegnanti di canto, con amici, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono tra i pochissimi che ha deciso di non fare attività di smart working da casa, proprio perché l'assenza di confronto emozionale, Marco, per me diventava una condizione assolutamente algida, alienante, robotica, e in quel contesto non volevo starci. Quindi ho preferito non lucrare, magari, ripeto, comportarmi in un altro modo, ma senza dover entrare nel merito, senza dover poi condannare chi l'ha fatto, figurati, ci mancherebbe altro. Quindi è chiaro che l'aspetto ricreativo, visto sull'addizionale chiaramente del pubblico, sulla fagocitazione, sulla condivisione stessa emozionale, Marco, come potete dire, tesoro mio, è un aspetto fondamentale. Qui se viene a mancare quello, manca un pochino tutti. Una rettifica su quello che ho detto prima è che il 31 luglio se ne parlerà su come andare a riscrivere le date, ma prima che inizi l'autunno, Marco, ripeto, nessuno, mi sentivo con, leggevo l'ufficio stampa di Marco Masini, che è tutto rimandato, che la tournée che avrebbe dovuto fare adesso in primavera è stata totalmente posposta al prossimo autunno, ma ripeto, con riserva anche lì. Certo. Quindi, ripeto, la situazione è totalmente al palo. Assolutamente. Entro il allora, secondo, probabilmente, ripeto, verranno riscritti probabilmente quelli che sono gli appuntamenti. Poi andiamo oltre, praticamente c'è tutto quello che riguarda anche la nuova, le nuove aperture anche degli store, dei punti degli vendita, store. No? Degli store vendita. Più che altro dei negozi, perché per ora non aripranno i centri, esatto, commerciali. Brava, brava. Ok, sì, punti vendita al dettaglio, per cui questi sono degli elementi molto importanti, e per questo io invece ho incontrato un esponente molto interessante del gruppo Arab Fashion. Scusami, Gabriella, ci fa una domanda interessante. È vero che chiudono le spiagge libere? Beh, non l'ho vista questa. Allora, devo dire che se ne stanno parlando. Perché? Perché le spiagge libere, il rischio, si torna lì, è un po' come i giardini pubblici, se non controllati, il rischio di aggregazione è veramente importante. Siccome molto ovviamente non è facile gestire le spiagge libere e controllarle, e allora il rischio è quello che vengano chiuse. Però la cosa poi che dico, attenzione, adesso su queste cose che non sono ancora certe, io direi limitiamoci ad esporci, per cui aspettiamo comunque di avere delle notizie più reali possibili, che siano attendibili, e dopo ci esponiamo su quello, anche sulla domanda anche di Paola Desini. No, ma in realtà noi siamo nelle ipotesi. Esatto. Diciamo che è già un po' di tempo che, ma proprio per una questione, come giustamente dice anche Andrea, si vocifera, cioè il rischio è quello di non riuscire a gestirle tutte, e quindi se non gestite, mentre i bagni, tra virgolette, le strutture balneari sono gestite e vengono garantite dal gestore di cui si assume le responsabilità, le spiagge libere sono libere, e quindi il rischio è quello dell'aggregazione, assolutamente. Che assolutamente è una delle cose da evitare. Allora, ritorniamo a parlare invece di tutto quello che sono le vendite al dettaglio, per cui di tutti i retail, punti vendita e via dicendo, dove io ho avuto modo di incontrare veramente un personaggio, un professionista del settore, che è il retail manager del gruppo Arab. Il gruppo Arab compone praticamente John Richmond, Marco Bologna, Silvia Nitsch. Eccolo qui. Io ti ho dato un ingresso con
I Want to Be Free dei Queen, penso che era poteva essere giusto per accoglierti, Michele. Con noi Michele Russo, che è il retail area manager del gruppo Arab, nonché anche di John Richmond, giusto Michele? Giusto, giusto. Infatti, gruppo Arab, ti sì. Collegavi tu sul mio, perché così riuscivo a slittare le immagini. Io ero già collegato. Ah, ecco! Infatti, tu aspettavi me e io aspettavo te. Ah, ecco, per cui c'è stata questa cosa. No, perché poi devo, come tu ben sai, Michele, la puntata deve essere poi montata dalla produzione, allora devo averla per forza io. Comunque, non è importante. Stavo facendo una descrizione comunque sia di quello che è appunto la figura professionale di Michele e soprattutto Michele Russo, ma soprattutto anche per il grande gruppo per cui lavora, perché il gruppo Arab è un gruppo in grande espansione e devo dire che ha dei risultati fantastici, ha sempre ottenuto e sempre ogni anno ha sempre portato una grande crescita, tant'è vero, tu correggimi se dico qualcosa che non è esatto, quest'anno anche hanno introdotto anche il marchio di Mario Bologna, giusto? Marco Bologna, per cui questo è anche molto importante e fa capire comunque sia la crescita di questo grande gruppo, ok? Questo gruppo comprende sia Marco Bologna, comunque sia Silvia Nitsch. Sì, che e fa poi... la padrona, la holding, diciamo, il marchio più il storico, il marchio primario. E poi abbiamo altri marchi come John Richmond, e poi abbiamo preso da poco la licenza anche per Trussardi Kids. Perfetto. Infatti questo mi ricordavo perfettamente questa cosa. Per cui si evince molto chiara il discorso della grande espansione, della grande crescita di questo gruppo. Come sta vivendo, Michele, il vostro gruppo questo periodo, questo momento? Allora, lo stiamo vivendo organizzando quotidianamente dei meeting, perché ovviamente è un momento molto delicato, non è un momento facile, però noi siamo un'azienda all'avanguardia, quindi noi facciamo dei costanti meeting per prepararci ad ogni evenienza, cioè al futuro, alla riapertura. Onestamente non abbiamo mai chiuso, perché noi lavoriamo anche con l'e-commerce, che in questo momento è anche il nostro punto di forza. Quindi ci sono delle serie di attività che continuano comunque a procedere. Per quanto riguarda invece le aperture delle boutique, adesso ci stiamo organizzando con un piano ben ferreo. Devo dire la verità, vedo tanti altri marchi che fanno, diciamo, delle comunicazioni un po' incisive per quanto riguarda la riapertura, però per noi è un po' tutto, diciamo, già normale. Sì, ci saranno dei cambiamenti di sanificazione quotidiana, ovviamente seguiremo le norme mettendo mascherine personalizzate, perché comunque per noi può diventare anche una divisa, quindi stiamo cercando anche di prendere tutto questo nuovo lavoro in modo di brandizzarlo, comunque sì, sia brandizzarlo, cioè renderlo anche un attimino più positivo, perché sennò diventa sempre il solito discorso legato al virus. Ci dobbiamo convivere, basta usare semplicemente delle norme e delle garanzie per il cliente. Per quanto riguarda i capi, che bisogna portare dei capi nuovi, sanificati, già lo facevamo anche prima che succedesse tutto questo. Tu mi direi come? Ovviamente noi portavamo già i capi dallo stock room incelofanati. Questo è molto, posso dire una cosa, Michele? Io ci tengo moltissimo a sottolineare come una grande azienda, ecco, come questa, come era già preventivata, o meglio, già c'erano delle normative che seguiva a sé. Per cui noi ci meravigliamo adesso come se fosse una cosa ex novo, ma non è così. Ci sono delle cose, delle regole, delle normative, soprattutto per delle realtà così grandi, che quelle regole già seguivano da prima, giusto? Sì, giusto, perché per quanto riguarda la sanificazione del capo, noi come gruppo, per i nostri brand, ci siamo sempre attivati a dare al cliente, perché lo davamo come un servizio, quindi per noi era già un servizio dare il capo sanificato. Come certo. Si fa a sanificare un capo? Ci sono comunque delle aste UV che ti permettono praticamente di passare questa asta con questo raggio sul capo per circa 3-4 secondi, in automaticamente debella tutto ciò che sono germi e batteri, perché noi ai tempi
diciamo che non dico combattavamo, però cercavamo di sanificarlo per quel tipo di prodotto, per quel tipo di caso. In questo certo. caso cosa succede? Succede che combacia col discorso del coronavirus, quindi è ugualmente efficace anche su quello. Quindi per noi è un gesto che facevamo già, quindi certo. non è una novità. C'è solo qualcosa in più che da integrare, però c'era già certo. una procedura che si seguiva. Sì, certo. La procedura di sanificazione la facciamo sempre degli ambienti, anche perché sappiamo benissimo, al di là comunque di questo problema, che gli ambienti devono essere sempre, diciamo, predisposti per il cliente. Noi diamo un servizio al cliente, è normale che gli devi sempre proporre un ambiente sanificato, un ambiente a suo agio, comunque devi dargli un servizio. Cosa c'è in più? Adesso dobbiamo ovviamente usare guanti, mascherine, quindi la nostra azienda preferisce usare questi tipi di prodotti personalizzandoli, così non trovi neanche la persona che ti spaventa, perché tu non stai entrando comunque in un ambulatorio, stai entrando in una boutique. Certo. E devi dargli la stessa atmosfera basandoti su queste regole. Delle mascherine personalizzate, già un cliente che ti vede logato con una mascherina sempre chirurgica, brandizzata, ha un approccio diverso per vedere quella classica, diciamo, che usano i medici o la qualunque adesso che trovi in farmacia. Quindi anche il comfort, si cerca di dare anche un servizio di comfort. Non cambia nulla, semplicemente ci saranno solo delle attività. Nonché poi i clienti quando entrano non devono neanche sentirsi imbarazzati, perché se non hanno guanti, non hanno mascherine, noi comunque dobbiamo seguire le norme, avremo gel, avremo tutti questi prodotti ovviamente sempre brandizzati da offrire anche al cliente all'entrata, quindi non c'è nessun tipo di problema per quello. Cioè non bisogna spaventare, le persone riprenderanno lo shopping come prima, semplicemente con un po' più di attenzione. Giusto. In questa cosa, guarda, io sono veramente felice di questo incontro con te, perché soprattutto stai chiarendo dei punti che molte persone non hanno chiari. Vedi, anche questo discorso della sanificazione, che comunque sia da voi era già veniva fatta prima, e comunque sia si sono, diciamo, un po' le procedure si sono un attimino modificate, ma già con una base che si seguiva in linea con determinate direttive aziendali. Questo significa una azienda anche che dà una sicurezza al cliente, questo è fondamentale, per cui io Max, che ce le dà un po' delle sue. Max, ti diamo le nostre logate a questo punto, così magari cambi un po'. Io vedo perfetto, vuole fare il cambio. Senti, quanti punti vendita avete in Italia? Allora, noi abbiamo fatto varie scelte adesso per tutti i brand. Bene o male sono circa 17. Il nostro concetto di localizzazione dei nostri marchi è sempre un concetto di centro città, centro storico, perché le nostre sono boutique e noi abbiamo un tipo di clientela medio-alto per quanto riguarda il marchio Silvia Nietzsche, ovviamente una boutique di lusso per quanto riguarda Richmond, Marco Bologna e Trussard di Kids. Quindi noi siamo lì, ci trovate soprattutto nei centri città. Perfetto. Questo è volere proprio dell'azienda, perché comunque non rispecchiamo con altre tipologie tipo centri commerciali, così non ci si avvicina neanche alla nostra, diciamo, scelta commerciale. Scelta, ok. Il tuo lavoro in modo proprio più chiaro, puoi spiegare a chi ci ascolta qual è? In maniera identificativa. Guarda, cioè, il tuo compito? Certo, ve lo dico in maniera semplice, anche perché entrare nel dettaglio può magari essere noioso. No, in maniera semplice però concisa, che le persone capiscono. Ok, sono praticamente le persone, gli area manager come noi, sono delle persone che pianificano, organizzano, dirigono, controllano le attività delle aziende che vendono prodotti al dettaglio, cioè in questo caso nelle boutique. Tu quanti punti gestisci, Michele? Quanti punti gestisci? Io mi occupo del Nord Italia, dei franchising e poi supporto il commerciale estero che ci sta seguendo. Ciao Bea. Perfetto, ciao Bea. Ho visto anche Gianfranco forse. Bene. Che è importante per capire un attimino come viene strutturata anche a livello organizzativo l'azienda. Sì, no, l'azienda, allora, noi siamo un'azienda comunque che siamo
nel campo dal 2005, quindi siamo un'azienda ormai solida, è un'azienda che va avanti. Quindi, vi ripeto, a noi cambia... Ovviamente tutto ciò che succede adesso è un gioco di marketing per fare in modo di far respirare il cliente finale, molto un gioco di marketing. Adesso settimana prossima, come tu ben sai, perché sei di casa, tu conosci bene i nostri marchi. Perché sì, assolutamente sì. Quindi è un po' più facile parlare con te. Andiamo praticamente nelle boutique a fare dei videomaker da inviare alle nostre collaboratrici, cioè alle nostre fashion advisor, perché così sono informate con tutte le varie procedure che ci sono da fare. Quindi la mascherina, come viene proposto il guanto, il welcome all'entrata ovviamente cambierà, perché comunque dovremmo anche controllare il cliente quando entra se ha questi tipi di prodotti oppure tranquillamente sì, li diamo noi, quindi il gel igienizzante in fotocellula all'entrata. E l'unica cosa che sono un po', diciamo, dubbioso, lo faremo perché lo faremo, però nelle boutique un po' stona, adesso dobbiamo trovare il modo con eleganza di come farlo, è il misuratore di febbre a fotocellula. Cioè, ecco questa cosa, cosa che mi ci devo abituare. Perfetto. Io non mi ci vedo tanto in una boutique all'entrata andare lì e misurare la febbre. Però vediamo... Troverete un escamotage, troverete anche in questo caso il gruppo Avar troverà un escamotage assolutamente glamour e identificativo per poter... in fase non avevo dubbi, Michele, guarda, perché sono sicura. Perché non ci piace fare le cose come gli assolutamente. E capire come affrontare una rinascita in positività, o meglio, cioè capire che c'è tutto... Michele, per caso hai le cuffie? Sì, ce le ho. Ma ce l'hai? Sì. Mettile. Mi dai le cuffie? Perché no, solo c'è un ritorno. Passami le mie cuffie. Le cuffie quelle lì, quelle di Louis Vuitton. Non farmi dire i marchi. Adoro. Cioè, le cuffie, capito, no? Allora. Perfetto, così almeno non c'è il ritorno, perché altrimenti a volte ho il ritorno quando c'è il montaggio poi dell'intervista. Vediamo un po' se va bene. L'abbiamo, ecco perché uso la concorrenza. Perfetto, okay. Mi senti? Io ti sento. Ok, anch'io, perfetto. Perfetto, adesso non c'è il ritorno, vedi, ho fatto bene a dirtelo. Perfetto, dirlo. Allora, la cosa che ti volevo dire, c'è tutto un discorso che è legato, mi piace sottolineare, questa chiave di positività, che comunque sia sottolinea una ripresa intelligente, perché se altrimenti sentiamo tutti a dire, cioè se possiamo tutti a lamentarci, cioè è chiaro che poi le cose non cambiano, invece vedere la chiave di soluzione e di prendere anche come, ecco, per esempio, affrontare e cercare di rendere comunque sia, dare, accogliere il cliente in un ambiente dove si trova in maniera più confortevole possibile, soprattutto dove si trova, non si trova un po', cioè, chiaramente ci saranno delle cose che cambieranno, ma cercare di far pesare il meno possibile questo cambiamento. Sei d'accordo, Michele? Sì, soprattutto anche renderglielo anche ai nostri clienti, renderli questo percepito quasi invisibile, ecco, per dire. Esatto. Cioè, non devono andare questo, nelle boutique. Complimenti al gruppo, Michele, perché veramente ogni volta dimostra di lavorare sempre con grande attenzione, soprattutto con rispettando le regole anche prima che, insomma, sono state enunciate in maniera molto chiara, perché poi fondamentalmente le direttive che sono state date, perché io da quello che ho capito queste sono già iniziative vostre, del vostro organico. Guarda, ti spiego molto tranquillamente. L'altra sera ci siamo sentiti con il nostro CEO, lo sai benissimo, Mena Marano, no? Che dicevamo, ma guarda, onestamente va benissimo alle entrate, i guanti, comunque sì, per dare una garanzia, ci mancherebbe altro, ma tutto il resto lo facevamo già prima. Infatti noi eravamo lì in modo molto ironico a dire, non è che vediamo chissà cosa di particolare da fare, nel senso, ok, il misuratore di febbre è già una cosa diversa, non lo facevamo, ci mancherebbe, ma tutto ciò che era sanificazione, cura del capo, igienizzazione del capo, cioè noi lo facevamo già, quindi nel senso è giusto una cosa in più,
un know-how in più che si porta all'interno della boutique per la garanzia del cliente. Ovviamente bisogna solo trasformarlo in qualcosa di più piacente. Però per quanto riguarda sanificazione capi, le boutique, gli showroom, cioè noi eravamo già sempre... Per cui la domanda mi sorge, quando si devono misurare i capi, accade, cioè normalmente... Cioè, si misura... Benissimo tu che noi tranquillamente al di là dell'asta usavamo anche comunque i vaporizzatori, ma perché cosa succede? Succede che la cliente tante volte vuole mettere anche un capo subito, magari sta passando la nostra boutique, ho un aperitivo importante, ho un fashion meeting, o anche spesso deve andare a una conference di dottori o chissà cosa, capitato benissimo, ci sei anche tu quando capiti. Cosa succede? Succede che il capo viene portato praticamente in una stanza apposta dove viene svaporizzato, stirato alla perfezione, dove la quale la cliente ci consegna il suo che viene impacchettato, incelofanato e messo nella busta. Intanto lei si è già messo il suo capo pazzesco che gli serviva per tale meeting o affrontare tale situazione che doveva fare. Quindi nel senso, tutto ciò che era igienizzazione... Ma io credo che nelle boutique lo fanno in automatico. Adesso io parlo per la mia azienda perché ovviamente ci sono dentro, ma credo che sia la normalità. E anche la parte baby kids di Trussardi, se non vorrei dire una cosa sì. Per un'altra. Per cui la cosa interessante è che mi hai raccontato che ti ha parlato del fatto che in questi due mesi non si sono proprio fermate le vendite. Ecco, no, la cosa che può dire di lui appunto è questo, cioè praticamente loro si sono sempre al balzo di una grande vendita o sono molto supportati da un discorso di vendita online. Devo dire che la vendita online è andata benissimo per loro, c'è stato chiaramente una piccola un piccolo calo sul leggero, dovuto anche al fatto che all'inizio nessuno andava a pensare sinceramente con tutte le preoccupazioni a quello che è la fase di shopping. Dopo lo shopping online si è ripreso benissimo, è andato abbastanza bene, devo dire, per cui mi ha garantito questo, ma non è di questo che volevo parlare di come si stanno organizzando le strutture per la riapertura degli store. E lui mi ha detto, Gabriella, si parla tanto di sanificazione, di tutte quelle che sono le varie procedure, ma noi ci siamo già attivati con dei termoscanner ai raggi X, per cui siamo molto attivi e sotto questo punto di vista, per quanto riguarda la sanificazione, tutto quello che riguarda le strutture, noi l'abbiamo sempre fatta, per cui non è una cosa che non, cioè, ci sorprende più di tanto, per cui noi eravamo già al dentro di questa realtà. La cosa importante è questo, capire che ci sono delle strutture ben già organizzate. Poi loro sono anche organizzati chiaramente con i termometri, per lo scanner termometro per praticamente per prendere, per misurare le temperature. Si sono anche stanno creando una linea di guantini e di mascherine per i propri dipendenti, ma non solo, anche per i clienti, perché nel momento in cui magari si trovano sprovvisti, loro gli daranno loro con il loro brand, praticamente brandizzati. E questa è una cosa significativa, perché ti fa capire come anche nel settore della moda si stanno assolutamente organizzando in maniera attiva. E questa è una cosa che già stanno pensando in maniera molto, diciamo, d'anticipo. Questa cosa l'hanno già anticipata e sono molto organizzate. Vorrei sottolineare che questa azienda è di Campana, per cui vedi il sud dà la prova di essere anche molto avanti. Qui viene fuori la pugliese che è in te, brava, brava. E questo a chi la volevi cantare? A me, che non ho mai opinato su questo, o a qualcun altro? A chi la volevi cantare questa cosa? La volevo dedicare a Feltri. Te l'ho un po' tirata questa cosa, te l'ho un po' tirata. La volevo dedicare a Feltri. No, no, bello. Tra l'altro è uno degli ambienti più, mi sembravano, diciamo, perché da quello che racconti in realtà forse non è proprio così, sono preparati. E quindi bene, perché adesso arriveremo al 4, riaprono anche i negozi. Vorrei ricordare che la grande forza lavoro proviene dal sud, le persone più laureate stanno al sud. Io vorrei solo semplicemente
ricordare no, qualcosa. No, vabbè, sì. No, no, ma assolutamente, infatti, beh, secondo me hai fatto bene a no, levarti allora, questo io sassolino. sono per, allora, io sono per l'essere nazionale, siamo tutti Certo. italiani e non mi piacciono le distinzioni, però visto che lui è stato poco carino con quelli del sud, io voglio Poco carino, diciamo, è un... rispondo da sudista piena e rispondo anche in pieno, responsabile di quello che Assolutamente. dico. Certo. Allora, ti volevo dire che stavo dicendo che una delle parti più difficili era proprio questo, no? La sanificazione dei vestiti che vengono provati, tutto questo. Però Sì. c'è grande volontà di ripartire. Fra l'altro, Molta. come hai detto tu, i negozi si sono attrezzati molto in questo Sì. periodo e si stanno attrezzando per la vendita online, perché si sa che Amazon Sono molto attivi nella e vendita non online e solo loro. Amazon, non solo Amazon, non No, solo no, no, Amazon aspetta, io ha... parlavo, perdonami, Marco, su questo voglio sottolineare la cosa. Non è Amazon, queste sono proprio le No, no, aziende, no. le produzioni delle aziende proprie, tipo, che ne so, Joe Richmond, Sylvia Nitsch, hanno proprio il loro link di riferimento aziendale. E devo dire che molte collezioni addirittura sono quasi finite. Per cui, per farti capire, molti capi, perdonami, delle collezioni Sono sono stati terminate. venduti. Esatto, sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo, Porca e questo Italia, vai! comunque, sì, questo assolutamente è un buon segno, anche perché che il mercato dovesse finire, non dico anche, soprattutto, però in quella direzione che affiancasse quello che era l'acquisto in negozio, era abbastanza scontato, lo dicevano tutti, con questa velocità magari era impensabile. Però si sono attrezzati, quindi ricordatevi che l'Italia Pieno di piccole attività e sono lasciate indietro da tutti. Allora, parleremo anche di questo, non ti preoccupare perché sì, parleremo, dovremo. perché tu considera, domani io ho un'intervista molto interessante con il vicepresidente di Confindustria Piccole e Medie Imprese, per cui non vi preoccupate che noi di My Love Italia non lasciamo nulla al caso, siamo Non per solo. voi, siamo Non sempre solo, attivi Gabri. per voi. Dimmi. Gabri, volevo anche stimolare proprio, siccome qualcuno di voi che ci ascolta, e soprattutto ci segue e interagisce con noi può avere una piccola impresa, raccontateci la vostra esperienza, perché per noi è fondamentale ed è proprio con le vostre esperienze che messe sul tavolo si apre una discussione che non è ipotetica, ma è reale. Siccome il 4 arriverà per tutti, vedremo come si riparte e poi veramente a quel punto lì dovremo cominciare a fare la conta dei danni, perché fino ad ora sono ipotetici, ma poi arriverà il momento in cui nessuno si potrà sottrarre. Ti volevo raccontare, giusto per sdrammatizzare un po' il momento che stava diventando un po' pesante, che a Allora, non è Londra pesante, mai questo era più... positivo, non era No, pesante. no, no, positivo. Però dicevo no, che se no si va troppo giù. Allora ti voglio dire che a Londra, Ma siccome tu ti quale lamenti giù? quando ci sentiamo, Cosa stai dicendo oggi? quando ci sentiamo per il trucco e parrucco, ti voglio dire che a Londra mai più senza parrucchieri, boom del servizio a domicilio. Ecco, allora, è possibile a Londra, il servizio a domicilio ha fatto il boom. Quindi può darsi che, ora, a Te lo parte che mando riaprono... subito, te lo mando immediatamente. Vabbè, no, dicevo per te, sai, io mi Ah, posso per te, arrangiare, cioè, vorresti noi... dire che i miei capelli sono fuori posto? No, sono fantastici, ve lo Parli dico, ma per sai, le te. donne hanno sempre... le donne dicono Ti sempre perdono, questa cosa, sai perché no? ti perdono? Vabbè, Perché la produzione sì. mi scrive, Gabriella non sa quello che dice. Ok, vado Fai brava, avanti. fai la brava, non sai cosa... Ti volevo dire che invece giravoce, ecco, diciamocelo, giravoce per rimanere internazionali, che Kim Jong-un, il Vabbè, presidente dopo vado a della Corea del verificare. Nord, Va bene, ok. Kim Jong-un, il presidente della Corea del Nord, ci siano dei problemi seri sulla salute, per non dire addirittura si ipotizza che un infarto abbia fatto. Insomma, che possa essere deceduto con un infarto. Questo però nel silenzio, ora stavo leggendo appunto 50 medici cinesi e un treno, il puzzle oscuro sulla Allora, salute di posso Kim leggere questa cosa? Jong-un. Scusami, scusami, ma
Allora, ci sono varie cose che ci stanno scrivendo. Ciao Maria Grazia, Leonardo, Stefano, Marco, vedremo tutte quelle cose che ci avete scritto. Noi vi ringraziamo, seguiteci sempre, anche perché sta scadendo il tempo. Io vorrei intanto salutare tutti. Sta scadendo il tempo, cioè abbiamo il Big Bang. Abbiamo il Big Bang, assolutamente sì. E volevo mettere, per salutare tutti, un brano che canterà, faccio una sorpresa a Marco, la canta Marco. Ma che lei, che lei? Che cosa lei, c'è in questa domenica sera bella? Bene, il che lei, a Firenze dicono il che lei, ti capisci? Allora, ascolti, mi ascolti. Ecco, yes I know my way. Vai. Non ti senti nulla, però è buono, dai. Come ti senti? Alza questa gente. Eccolo. Vai! Bello, bello, bello. Bello, molto bello. Ci diamo questa botta di vita, ragazzi. Questo è My Love Italia, una roba fantastica. Volevo salutare tutti quelli che sono con noi, ma non è che ve ne dovete andare, eh. Adesso stiamo qua un altro paio d'ore insieme perché puntualissimi. Oh, sono già 34, ma sta correndo. Guarda Andreino 70. Andrea, non ridere, allora, ti prego, non ridere. Andrea, no, devi ridere, perché Andrea, dovete sapere che prima ci siamo sentiti intorno alle 6, mi ha risposto che stava facendo il tapirulan, cioè roba pazzesca qui l'italiano, questo volevo dire, la radio riscoperta, gli allenamenti è pieno, i social sono pieni di tecniche di allenamento, la kickboxing, l'aerobica, è questa l'Italia è andata avanti assolutamente così, non mollando mai, le radio, si sono riscoperte le radio, la musica, chi non aveva tempo di farlo ha trovato il tempo per sentire la radio in casa, fantastico. Allora, ricordiamo a tutti il nostro appuntamento della domenica, del martedì, per cui adesso appuntamento, prossimo appuntamento martedì sera alle ore 19, martedì, giovedì e domenica, per cui mi raccomando, martedì, giovedì, brava, mandateci le vostre testimonianze e ricordate il canale. Il canale, l'hai detto, il del canale. Ma stai zitto! Il canale YouTube, vi dovete iscrivere, mettere un pollice YouTube. Un pollice in su. Canale My Love Italia.